Mille cose, perché qui fu il primo luogo in cui arrivai il 4 ottobre 1976. E poi da qui il mio cammino con le grandi figure che mi hanno accompagnato, la mia comunità stimatina, Padre Sarcisio, Padre Ignazio, Padre Silvano e Padre Bruno. E poi la bellissima figura di Monsignor Agostino, che è stato il mio maestro di natura pastorale, le aziende visitate una a una, il carcere che ho incontrato poco fa venendo, i problemi della gente, il centro storico, la gente, le comunità, San Domenico, Monsignor Cantafora, l'attuale vescovo, tutte le realtà che ho incontrato, questi ragazzi che una volta erano bravi a scuola del nautico e poi su tutti i momenti in cui la vita mi ha portato fino ad oggi. Qui ho fatto la mia esperienza, qui sono cresciuto, perciò l'esperienza di Crotone per me è stata l'esperienza più vera, più intensa, quella del primo amore. Qui diventai diacono e prete, qui la mia vicinanza alle aziende, no? Tutto il mondo del lavoro, la cellulosa, ora un po' così, i 6 giorni di sciopero della fame per salvare quell'industria e fu salvata, ora non lo so, mi pare che sia un po' meno salvata di un tempo. Ecco, tutte queste cose sono dentro il tessuto del mio cuore. Ma io stamattina dicevo, la strada è rimasta intatta, brutta e non completa, con mille per di più controlli invece che favorire, cioè occorre, bisogna fare subito una grande strada, 4 corsie, se vogliamo crescere in questa zona. Quindi io credo che questa sia l'idea principale, uno sviluppo capace di salvare la forza del territorio, dando però tramite le strade la possibilità di crescere e di avere un futuro. Perché allora soltanto se noi diamo dignità, bellezza, comunicazione, il futuro lo si costruisce con idee, ma anche con coraggio e diremo anche unitarietà. Ai giovani credo che il messaggio più grande da dare sia quello della speranza, perché già questo luogo è un bellissimo segno, era trascurato e dimenticato, ora è diventato un parco. E questo che ci dice che cambiare è possibile, perché quando io insegno ai ragazzi dunque si può cambiare. Così sono nate le cooperative nella Locride, così sono nate queste esperienze, così è nel cuore di ogni ragazzo. Quando sente che dunque si può cambiare, la vita ha un sapore nuovo e una speranza vera. Da quello che riesco a leggere e seguire con grande intensità e vicinanza, che il distacco, grazie a Dio, positivo tra il mondo criminale e la realtà civica cresce positivamente in più. L'ospite d'eccezione è la persona con la quale abbiamo iniziato questo percorso di cambiamento negli anni Ottanta, partecipando ai gruppetti della JOC all'interno dell'Istituto Nautico, per poi dare vita alla prima cooperativa, la Nuova Primavera, a metà degli anni Ottanta. Abbiamo iniziato questo percorso con padre Giancarlo Brigantini, allora giovane prete a Crotone, che seguiva la pastorale giovanile e la pastorale del lavoro. È possibile cambiare nonostante le difficoltà, è possibile se non si sta da soli, è possibile se c'è, come diceva padre Giancarlo, se si ha una stella polare, se si ha un valore alto, e con la politica non di tutto e subito, ma con la politica della mediazione dei piccoli passi. È importante conoscere la storia, fare memoria per capire il presente e il futuro, ma soprattutto, è vero quanto ha detto lei, è importante che i giovani capiscano che viviamo in un mondo di opportunità che solo responsabilmente, come dire, si possono prendere per appunto migliorarsi, migliorare e cambiare.